Il Vangelo di oggi presenta l'episodio molto suggestivo delle tentazioni di Gesù nel deserto. Da un lato potremmo riflettere sul significato del luogo, il deserto della riflessione, il deserto dell'aridità, il deserto in cui si può anche essere tentati. Ma per riflettere sugli elementi pedagogici che possiamo individuare nel brano di oggi, vorrei fermarmi sulle tre tentazioni, di Gesù. La prima tentazione: fa che queste pietre diventino pane. Quindi in qualche modo è la tentazione che riguarda i beni materiali, che riguarda l'opulenza, la ricchezza, ma soprattutto, diciamo, ciò che può essere anche piacevole, gratificante dal punto di vista materiale. Quando hai fame, il pane, il cibo è gratificante. Secondo, se sei il figlio di Dio, buttati giù, gli angeli verranno a salvarti. E quindi in qualche modo la sensazione di autoefficacia, di dominio nel senso di know-how, saper fare, sapere che qualcosa potrà essere fatto. La terza tentazione, i regni della terra, la loro ricchezza, il loro potere. Queste tre tentazioni sono chiaramente tentazioni universali, che quindi in qualche modo percorrono quelli che sono le principali debolezze dell'umano in quanto umano, e quindi le possiamo ritrovare in qualsiasi ambito di vita. Ecco che allora, anche dal punto di vista educativo, anche dal punto di vista formativo, in fondo c'è questa tentazione triplice. La tentazione di chiedersi: ma il cammino educativo, il cammino formativo, soprattutto un corso, un percorso di studi, a che cosa ci serve? Ci serve per acquistare prestigio, potere, ricchezza, beni materiali, sensazione di autoefficacia, il know-how che ci permette di essere vincenti in questo mondo? Ecco che spesso molte persone chiedono questo ai percorsi formativi. Funzione dell'educatore, funzione del formatore è cercare di aiutare loro a guardare più in là. Un cammino formativo non serve a ottenere delle cose, o meglio, può servire anche a ottenere qualcosa, ma soprattutto dovrebbe servire a cambiare noi stessi.